oggi una kermesse veramente internazionale qui a Unipol Arena a Bologna. Vella riunisce più di 7.000 persone, stilisti e addetti del settore. Ma qual è la nuova tendenza? Oggi forse non ci limitiamo a parlare di una tendenza, ma davvero di un concetto che è destinato a sconvolgere il mondo della moda e della bellezza. Oggi parliamo di contouring, che non è solo un trend, perché non è destinato a cambiare con la stagione successiva, ma è un approccio alla colorazione che poi rimarrà la nostra linea guida, la linea guida dei parrucchieri che vogliono offrire alla cliente un servizio di colorazione altamente personalizzato. Contouring è un concetto che nasce nel mondo della moda e del make-up e che consiste nella sapiente dosaggio di nuance, di colori chiari e scuri per valorizzare la morfologia del viso di ogni donna in maniera unica e personalizzata. Così come dal make-up, lo stesso concetto è arrivato nel mondo dei capelli e oggi lo abbiamo fatto nostro e lanciato nei saloni da 2-3 mesi con un enorme successo, perché questo è ciò che oggi la cliente desidera in salone, vuole un abito sartoriale, qualcosa che sia concepito a sua perfetta misura e che quindi non può essere lo stesso prodotto offerto a un'altra donna. Ognuna di noi è diversa e desidera avere il prodotto giusto per lei. Contouring è la risposta a questa richiesta di personalizzazione assoluta nella colorazione. Allora, dalla postazione dell'area VIP vi rimandiamo alle immagini del backstage. A tra poco. Parliamo questo misto di tecnica ma anche di esperienza. Il misto di tecnica è qualcosa che si può ripetere, un'esperienza che i parrucchieri possono vivere ogni giorno nella quotidianità del proprio salone. Couture è qualcosa di esasperato, però conoscendo proporzioni e volumi, avvolgere la modella, è qualcosa di interessante. Ogni viso è unico, guardare le simmetrie, ricercare l'ovale del viso. Bravissimo, la morfologia in questo caso Vella è precursore, perché ha lanciato questa nuova filosofia che esiste già nel make up, che è contouring, quindi la morfologia, secondo la morfologia del viso, l'abito adatto, in questo caso sono i capelli. Possiamo dire il parrucchiere, lo stilista del capello è un vero artigiano, è uno scultore. È un vero sarto, cuce il vestito su misura per ogni singola donna. E poi ci sono questi abiti che fanno un po' da scena. E la ricerca è essenziale per far sì che poi una donna curi il total look a 360 gradi. Tendenza e colore. Tendenza e colore, ciclamino, mogano, rosi, è il futuro primavera-estate, qualcosa di stratosferico. La donna ha un cambiamento totale, un'evoluzione. Quali sono le tendenze taglio e colori? Le tendenze taglio e colori sono ovviamente già rivolte alla nuova collezione, per cui ora non vi sveliamo niente, perché sennò il divertimento è quello di vederlo dopo in azione sul palco. Avremo il GOTA degli stilisti italiani e internazionali che sfileranno qui sulla pedana. Poca gente che ci guarderà, stimata tra le 5 e le 7.000 persone, per cui non poteva mancare Alfredo Mariani e Gino Donnarumma. Il segreto del successo? Il segreto del successo a livello di saloni è sempre quello di realizzare i desideri delle donne che ci entrano. Se riusciamo a fare quello siamo sempre vincenti. A livello di creare tendenze è quello di riuscire a guardare oltre, prevedere come saranno i mutamenti e ovviamente andare a informarsi su tutto ciò che sono i mood della moda, abiti, colori e tendenze. E da lì, su questo, Vella attualmente è leader indiscussa sulla vision del futuro per ciò che riguarda colore, tagli e acconciature capelli. È vero che poi il rosa quest'anno andrà per la maggiore? Il rosa si riconferma perché c'era già l'anno scorso. Per quanto riguarda i tagli invece continua ancora ad andare per la maggiore il taglio medio, quindi questo long bob che ha stregato le donne per via della comodità e della versatilità, avendo una linea pari diventa molto comodo e versatile da portare, quindi con delle onde come stiamo facendo sulla nostra Maria, oppure in maniera un po' più liscia. Quindi quello che la fa da padrona è ancora questo taglio medio lungo, quindi detto appunto long bob. Quest'anno Vella conferma una kermesse veramente internazionale, tante guest, un brand forte che dà garanzia anche sul prodotto. Ma sì, assolutamente, i prodotti Vella sono l'eccellenza, soprattutto per la colorazione, non solo, anche per gli styling, come abbiamo potuto vedere questa sera qui in pedana.
si sono visti e si vedranno ancora dei colori bellissimi, delle texture molto innovative che si possono realizzare grazie appunto ai prodotti di Vella Professional. Oggi parliamo di moda, parliamo di high styles, parliamo di questo artigiano del capello. La moda per me è ciò che piace, è ciò che alla cliente fa star bene, quindi non c'è un indirizzo ben preciso. Diciamo che in linea di massima esistono i trend, ma anche in base a ciò che stiamo vivendo in questa cornice straordinaria, io direi di annullare anche il concetto di trend, perché sono talmente tanti che veramente i clienti si possono spaziare in tutto e per tutto. È vero che poi la donna è unica, ogni donna è a sé. Quindi una creazione veramente unica. Con il nuovo metodo color contouring di Vella, io penso che si va in qualche modo ad azzerare tutto ciò che si può definire il passato, quindi quello che abbiamo fatto fino a questo, in questo momento. Per un semplice motivo, ogni cliente diventa nuova, anche quella là, diciamo, che ci segue da tanti anni. Perché? Perché il contouring in pratica ti va a creare un look personalizzato, quindi ogni donna è nuova e questa è chiaramente una cosa straordinaria. Oggi una nuova frontiera, tante innovazioni, tante novità, tante proposte, Vella. Oggi veramente una giornata molto bella, in quanto i tempi, diciamo, che sono cambiati e si sta lavorando in una maniera molto ma molto trasversale. Un po' di anni fa, diciamo, che puntare sul cliente con la consulenza veniva fatto in un modo, oggi invece, diciamo, i termini sono un attimino cambiati e oggi chi non si adegua veramente ha il rischio di rimanere fuori. Quindi innovazioni a volontà, veramente a volontà, ma bisogna essere innovativi soprattutto nella comunicazione, che fa la differenza. Come dicevano stamattina anche l'esperta di marketing, lavorare sui social veramente è un'arma a doppio taglio. Tu devi essere veramente molto bravo, devi capire che lavorare su un social, ecco, come diceva anche lei, non mettere un filtro, altrimenti quando ti arriva magari un cliente finale che ti chiede un tipo di lavoro del genere, se hai filtrato tantissimo rischi veramente di fare una bruttissima figura, quindi devi essere veramente molto trasparente. Oggi Vella propone tante novità, questa nuova frontiera del contouring, questo scalare di colori. Il contouring, diciamo, che è una cosa vecchia un po' come la terra, no? Se vogliamo, perché che cosa hanno fatto i make-up artist che poi hanno collegato il contouring ai capelli? In realtà hanno detto è realmente così, tu devi mettere l'effetto chiaro dove ci vuole, l'effetto scuro dove non ci vuole, quindi di conseguenza il contouring è una colorazione mirata, oggi si lavora su misura, quindi lavorare in maniera sartoriale è il segreto del successo di questo periodo, perché in questo periodo non si può, diciamo, fare tutto un discorso di massa, bisogna veramente essere molto mirati a ogni singola persona, quindi bisogna puntare sulla personalità, ecco, sul sartoriale. Oggi si parla tanto di innovazione, si parla anche di creatività, si parla anche di sculture dei capelli. Ma diciamo che la creatività è un plus fondamentale per quanto riguarda il parrucchiere, no? Noi siamo degli artigiani, ma siamo dei creativi. Se abbiniamo la nostra creatività a un prodotto di altissima qualità, di altissima tecnologia, la facciamo da padrona. Diciamo che le tendenze d'oggi non ci frenano a niente, ci esaltano nella nostra fantasia, ci esaltano la nostra creatività, sta a noi metterle bene in funzione, no? Attraverso tecnici Vella, attraverso noi che siamo degli stilisti e attraverso questi momenti così importanti che l'azienda ci dà questa opportunità. La tua maison come vede la donna? Ma questo millennio? Ma allora, in generale come vedo la donna? Vedo una donna estremamente pratica, vedo una donna estremamente curata, vedo una donna molto molto esigente. Perché esigente?
perché oggi la donna non è più la donna di ieri, oggi la donna è una donna che ha, ma molto dinamica, ha mille impegni, l'impegno del lavoro, l'impegno della famiglia, l'impegno dei figli, l'impegno della palestra, no? L'impegno, e quindi, personale. L'impegno personale su tutto a 150.000 gradi, perché? Perché comunque oggi la donna, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma ha una funzione diversa da quella che ha l'uomo. No, e quindi ha delle esigenze diverse. Ecco che la vela ci dà delle opportunità diverse. Bene, dal backstage per il momento è tutto e ci vediamo tra poco in passerella. Grazie. Grazie, grazie a voi, buon lavoro.